Per favore. Allora, con questo emendamento, Presidente, che è un emendamento che racchiude tutti i successivi, si potrebbe veramente raggiungere un risultato importante. Non abbiamo negato che il passo avanti è stato fatto. Abbiamo anche ringraziato per il lavoro svolto in Commissione Agricoltura, ma non può bastare, perché se questa legge, e lo dico, se questa legge esce in questo modo, sarà una legge assolutamente inefficace per certi punti di vista e continueranno questi bracconieri a svolgere la loro attività in modo indiscriminato, fregandosi della normativa attuale. Bisogna agire in maniera più forte, allargando le sanzioni penali a tutte le fattispecie, perché se no queste fattispecie verranno utilizzate impunemente per perseguire quello che è sempre stato fatto in questi 3 anni. Grazie, Presidente. Grazie. Deputato Guidetti, prego. Presidente, per sostenere l'emendamento Ferraresi, per invitare ancora il relatore e il governo a fare una valutazione rispetto a questi emendamenti che abbiamo presentato e per concedere il beneficio del dubbio al collega Romele dicendogli che stiamo parlando di un'altra cosa. Grazie. Allora, deputato Tripiedi, prego. Deputato. No, Presidente, io ricordo che quest'Aula, sempre il deputato Romele, ci disse che un sacco di cemento pesava 50 kg. Oggi invece ci dice che il bracconaggio non esiste. È allucinante pensare che in questa Camera dei Deputati ci sono persone che non sanno quali sono i problemi del Paese, ma non voglio dire che il problema del Paese sia il bracconaggio, ma voglio dire, la domanda mi sorge spontanea, ma Romele, ma dove vivi? Scusami. Bene, allora, se ne... De Rosa, deputato De Rosa, a titolo personale, prego. Presidente, qui stiamo parlando di una scelta tra la legalità e l'illegalità. Il problema forse tra un partito che ha scelto sempre l'illegalità è facile scegliere l'illegalità anche in questo Deputato, si caso. rivolga a me, per favore. Perché la maggioranza non ci può venire a dire che se tuteliamo i pescatori dal bracconaggio, noi stiamo facendo qualcosa di troppo eccessivo, stiamo difendendo troppo una categoria. Poi c'è chi racconta che non esistono questi problemi, ci sono reportage che li fanno presenti, ci sono immagini. Allora siamo nella completa illegalità. Sul fiume Po si agisce in